A Mauro io volevo fare una domanda che potrebbe essere forse anche un po' spinosa, no? Un po' vorrei aprire un piccolo capitolo che per me, se si parla di David, è importante aprirlo. Abbiamo parlato di Jaime, come ha formato la prima generazione, diciamo, di rapper che rappavano in italiano a Roma, quei ragazzini di Piazzale Flaminio. Ma quei ragazzini come c'erano arrivati a Piazzale Flaminio? Cos'è che gli aveva fatto scattare l'idea di mettersi il cappello all'indietro, mettersi delle scarpe giganti dai colori assurdi e vestire in un modo bizzarro veramente per l'epoca? Cos'è che ci spingeva ad andare in quei negozi di dischi a cercare il rap? Personalmente a me, e penso anche a David, la scintilla l'ha accesa quella persona che si chiama Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti. Eravamo ragazzini piccolissimi, 13-14 anni, e probabilmente siamo rimasti folgorati da questo spilungone che in qualche modo faceva il verso ai Beastie Boys. Noi neanche lo capivamo quanto facesse il verso ai Beastie Boys, pensavamo fosse lui il vero Beastie Boys. E io mi ricordo questa cosa, ce l'ho impressa proprio nella mente. A un certo punto, guardando Maurizio Costanzo Show, sale Giovanotti, penso fosse il 90 o il 91, e Giovanotti fa per la prima volta il suo rap, sai qual è il problema, che è il pezzo quello sull'AIDS e sulla sieropositività. Sì. Le telecamere inquadrano il pubblico del Maurizio Costanzo Show, che è proprio il pubblico tipo l'ascoltatore casuale di Radio Sonica col brandy davanti al camino, e in mezzo a quel pubblico io da casa vedo due pischelli vestiti con una cifra di stile, con i Kangol, che erano il cappello di Randy MC, il cappello di LL Cool J, quella roba che dovevi essere andati in America, a Londra, cioè io non pensavo si potesse trovare quella roba lì, le tute dell'Adidas, vestiti uguali in coordinato con i due Kangol, che cantavano a memoria un pezzo di Giovanotti che non era ancora uscito, e Giovanotti era tornato a fare il rap con quel pezzo in una maniera anche abbastanza figa. Ma io mi ricordo che ho cominciato a dire no? Ma chi cazzo sono questi due? E ma infatti, perché sanno questo pezzo? Bravo, perché era il principio che prima eravamo due facce da culo e poi siamo diventati facce da culo tutti insieme. Esatto, no? E che è successo? Due o tre giorni dopo io e Massimo ce ne andiamo in giro a Via del Corso e nei pressi di Piazza di Spagna vediamo due ragazzini con i Kangol, io faccio: quelli sono quelli là di Maurizio Costanzo, sono quelli di Giovanotti. E ci avviciniamo e andiamo, non so se siamo andati al McDonald's, tipo una di quelle becere così, e da quel momento è nata quell'amicizia. Sono stati proprio Giorgio e Davide a dirci: guarda, venite con noi, qui c'è Babilonia, qui c'è Piazza di Spagna dove si riuniscono i breaker, e piano piano abbiamo poi colonizzato Piazzale Flaminio. Non so se l'abbiamo detta pure l'ultima volta che sono venuto qua, però la cosa bella dell'hip hop è che, essendo veramente interclassista, no? C'era gente di tutte le stazioni, qualunque tipo proprio, e di tutte le parti di Roma, di qualsiasi razza, religione. Cioè, realmente noi in quel microcosmo che era Babilonia, che era Piazzale Flaminio, avevamo persone di tutti i tipi. Sul libro, quello di Amir, Vivo per questo, ve lo consiglio, andate a leggerlo perché è una bomba. Cioè, veramente è un libro che si legge in una notte. C'è tutto questo, non c'è tutto quanto, ma c'è tutto questo spirito, ed è bellissimo poterlo leggere ancora una volta in quelle pagine. È anche bello proprio poterlo realizzare anni dopo, no? Dire, quando tutti parlano di società multiculturale, multirazziale, dici: guarda, noi ce l'eravamo già creata a Piazzale Flaminio, e per noi l'unica differenza che ci poteva essere è se dipingevi, facevi rime, ballavi breakdance, quello era il modo in cui ci catalogavamo uno con l'altro. Poi c'era il quartiere XY, poteva essere Roma Nord come Roma Sud, però era il quartiere dove sapevi che c'era Tizio Caio, no? Non dai, te tecnico, fregava un cazzo di sapere: ah no, ma lì ci stanno quelli così, lì ci sono quelli colà. Però insomma, io volevo tornare a Giovanotti, questa prima scintilla. So che insomma vi ho visto in quella trasmissione, e quando ci siamo conosciuti ho scoperto che Davide era un po', diciamo, fan quanto me. Io avevo tipo 40 poster in camera, cioè quelle robe che mi vergogno, ma visto che insomma Davide è sempre stato uno schietto ed esplicito, voglio essere schietto ed esplicito pure io. Ci vestivamo, no, come Giovanotti. Io mi sono fatto comprare la camicia stelle e strisce, che poi non ho mai avuto il coraggio di metterla.
però volevo tantissimo assomigliare a Jovanotti quando ero piccolo. Poi ho scoperto i Beastie Boys, ho detto voglio assomigliare ai Beastie Boys, ma fondamentalmente perché Jovanotti ci assomigliava. E io volevo, insomma, così che tu ci raccontassi magari due parole proprio su questa passione che gli è nata attraverso Jovanotti, come tu hai visto in qualche modo crescergli la passione per fare rap, perché non sempre un ragazzino quando diventa fan di un artista poi vuole fare quella cosa lì. Invece quello che ci ha preso a tutti noi è che vedendo anche uno come Jovanotti, probabilmente dal giorno dopo abbiamo provato a rifare quello che faceva lui, i primi rap in inglese, i primi rap. Io so che tu, insomma, te lo portavi con te in giro ai concerti. Sì, a parte che abbiamo girato l'Italia andando appresso a Lorenzo, insomma. Ma anche i Public Enemy. Anche i Public Enemy a Milano, sì. Ora. Sì. Con Anthrax. Con Anthrax, giusto. E poi no, volevo dire che comunque David scopre Jovanotti quando ha fatto il programma su Rai 1 con Pippo Baudo. Da lì, fantastico, bravo, nel 90 credo che fosse. Lì è scoppiata proprio una scintilla mega gigante. Infatti stavamo tutti dal giovedì al sabato fissi sotto delle vittorie perché aspettavamo che arrivasse Lorenzo. Poi arrivava Lorenzo, poi arrivava, come si chiama, Pippo Baudo. La cosa carinissima era che David stava lì in prima fila, insomma, piccolino, c'aveva 13-14 anni. Pippo Baudo guardava, andava lì, dice ciao, come stai? Che lo guardava, dice io bene, salutami papà, eh? Evidentemente assomigliava a qualche figlio, al figlio di qualcuno che conosceva lui lì. Io dico, mi raccomando, adesso quando lo rivedi ti salutano. Certo. E poi con Lorenzo, insomma, c'erano le poste perché Lorenzo stava a vita a Roma in quel periodo. Allora Davide faceva la spola tra Delle Vittorie, l'hotel che stava vicino a Delle Vittorie, e poi casa sua, poi via di Porta Cavalleggeri, casa di Lorenzo, e lì è cresciuto con questa cosa. Ovviamente da quel momento in poi ha lasciato il rock and roll, perché modestia a parte, la musica l'ho colcata io, il rock and roll, perché da quando aveva 3 anni lui ha ascoltato bella pe ascoltato calcola, rock and roll. Calcola, se quando te pare, pure perché io quella volta attenzione, che cosa è successo qui, problemi così a caso proprio. Vabbè, dicevo che praticamente lui ascoltava soltanto i dischi miei, tutti 45 giri, rarità che chiaramente mi ha rotto. Vabbè, comunque, pazienza, e scopre Jovanotti, si scorda il rock and roll, comincia il rap e comincia subito a scrivere. Cioè sentiva, scriveva, poi a parte che era malato con la musica americana, con il rap americano, che tranquillamente si riportava in italiano, con le stesse metriche, stesso flow, era un mostro. No, ma tu ti ricorderai anche di un dettaglio, no? Lui, non so come, tramite Mauro, un amico di Mauro che andava all'estero, era riuscito a farsi portare questo dizionario dello slang, no? Sì. Perché oggi su internet tu c'hai Urbana, Genius, c'hai Genius, cose. C'hai tutto. A lui doveva capire tutti i testi. Sì, sì. E c'era questa cosa che era una cosa fighissima, cioè lui sapeva tutte le parolacce. E che non so, che dicevano a New York, che dicevano a Los Angeles, era la sua passione.